bentornati. Oggi un'altra escursione invernale. Mi sono arrampicato un po', sono venuto su da un pendio, mi sono trovato questo spiazzetto qua. Adesso mi faccio un spaziettino schiacciando la neve e poi mi organizzo con il pranzo. Oggi c'è anche una sorpresa che voglio condividere con voi. Adesso faccio quello che devo e poi vedrò di cominciare a preparare un po' di legna. Qualche giorno fa ho comprato un coltello nuovo, un coltello che desideravo da tanto, più che altro per il disegno della lama che mi ha sempre affascinato. E l'ho preso su Amazon, è dalla coltelleria Maru. Arriva impacchettato così. Ecco qua. Come si può vedere, la geometria della lama è molto bella esteticamente, almeno per me, soggettivo. Poi mi piaceva anche questa finitura, l'ho visto e l'ho preso perché mi piaceva come estetica. Fodero in cuoio, allora. Dal sito, dalle dichiarazioni del produttore, c'è acciaio balestra C70, c'è un bisello piano con il tagliente alla fine, il filo. La lunghezza della lama è di 16 cm, altezza 2,7 e la lunghezza totale del coltello sono 29,5 cm. E il disegno della lama è ben appunto il tanto, però tanto americano. Si tiene bene in mano, è abbastanza comodo, full tang, il codolo arriva fino alla fine dentro il manico, e mentre il manico è di legno di palissandro con i pin. Quindi il fodero è abbastanza carino, fatto anche bene, è una buona ritenuta, non scappa anche tenuto così. Il peso del coltello sono 271 grammi, con il fodero 337, e adesso vediamo un po' come si comporta, facciamo lavorare, insomma prepariamo la legna per il fuoco e vediamo. Adesso vediamo come lavora il coltello. Proviamo a prepararci la legna, vediamo se riusciamo. Questo tronco è un po' grande, eh. Ottimo. Ottimo, direi. Molto bene. Buono. Il coltello penetra bene, eh? Ok, a livello di buttoning ci siamo. Il coltello arriva bello affilato, si riesce a lavorare bene. C'è anche qua una godronatura, queste tacchette che servono per
lavorare meglio col pollice. Oh, che bei ricciolini. Punta in ordine. Ora vediamo di accendere sto fuoco. Guarda un po' di legna. Stavolta non sarà poca. Ho un'esca di emergenza. Accendino, emergenza. E il mio Fatwood. Che userò anche oggi. Però lo vorrei un attimo. Rifinire ancora. Ecco qua. Ce l'ho da un sacco di tempo. Quando lo tagli, tira fuori sempre un sacco di profumo di resina. Gli ottimi ricciolini, andiamo al dorso. Sì, ottimo per fare trucciolini, polverina. E adesso vado come gratta, vediamo l'acciarino. Sì. Sono riuscito a fare delle belle scintille, ma sembra strano perché il legno l'ha grattato bene.
si è spento. Tristezza. No, il dorso non è buono per fare per l'acciarino. Non riesco a capire, ma non deve essere proprio a 90 gradi. Cioè, al contrario di... Forse... Al contrario di Victorinox che... alzava il vento. Tanto che si fa un po' di brace, mi comincio a preparare il pranzo. Quindi, ho del seitan, farò del seitan alla padella, tipo panato. Dell'aglio, limone, farina e un po' di spezie. Vuole sale e pepe. Metto a marinare il seitan. Mannaggia. Ci va olio, sale e pepe.
sensazione che si faccia, però ci voglia un po' più di fatica. Comunque, questi coltelli, coltello così grande, secondo me, non lo so, va affiancato a un coltello più piccolo, tipo un Eldris o un Victorinox per preparare il fuoco. Non è la più bella forchetta del mondo. Cioè, con questa parte qua della lama si riescono a fare questi lavorettini qua di precisione. Come avere una seconda lama. Prendo l'aglio, un po' d'olio. Ora è arrivato il momento della farina. Flambe!
Sì. Qua non è comodo come a casa, eh. Togliamo le foglie più bruciate. Mi sono dimenticato la cipolla a casa. Vediamo com'è. Buona. Molto buona anche il radicchio, non pensavo. Si sente tanto sia la marina natura che il radicchio. Il radicchio non pensavo, mi ha dato quel tocco. È una ricetta improvvisata. Buona però. Bella giornata. Testa del coltello. Ora caffè. Quindi, conclusioni, il coltello, bello d'estetica, non mi ha fatto impazzire. A livello di penetrazione del legno, lascia un po' a desiderare. Cioè, non è che faccia schifo, però c'è di meglio. Come battoning, promosso a pieni voti. A livello estetico, sì. Ci siamo, vabbè, io l'ho preso perché mi piace esteticamente. E quindi allora, tirando le somme, l'ho pagato 40 euro su Amazon. Secondo me per quel prezzo lì va anche bene. Feathersticks poi si sono visto che si riuscivano a fare, ci devo solo riprendere un po' la mano. Cioè, è un bel coltello, lavora bene, è resistente. Sono arrivato anche a prendere il nodo e la lama è ancora qua. Perfetta, bella dritta, taglia ancora bene, per preparare fuoco, l'accensione, l'esca va bene, l'unica cosa fa un po' fatica con l'acciarino, siccome 40 euro li vale. Ora mi bevo il caffè, tiro su tutto e vado a casa. Ciao ragazzi, alla prossima!